Siamo stati a San Vittore, in questi giorni in realtà stiamo girando un po' tutte le carceri d'Italia. San Vittore sicuramente ha un sovraffollamento molto importante, come in tutti gli istituti ci sono delle carenze croniche di personale. Queste carenze di personale sono molto rilevanti, io lo dico perché il decreto legge del governo di Nordio, del Ministro della Giustizia, non prevederà altro che fumo. Le assunzioni previste saranno effettive tra 3 anni. L'aspetto di libertà anticipata non esiste, sono manovre spot e a questo purtroppo assistiamo. Mi permetto di aggiungere qui a San Vittore, a Secondigliano, a Poggio Reale, a Firenze, in tutti gli istituti a cui stiamo partecipando a delle visite organizzate da radicali italiani, vediamo una sistematica tortura nei confronti dei detenuti. Non riusciamo a trovare un altro termine per definire persone rinchiuse in spazi angusti, molto anziane, persone costrette a vivere in spazi con muffa, persone costrette a non essere accettate da medici, non essere accolti da un punto di vista rieducativo. Noi abbiamo denunciato il ministro Nordio, l'abbiamo fatto già 2 volte, lo rifaremo, lo continueremo a fare, perché crediamo che il ministro, non in quanto Carlo Nordio, ma in quanto ministro pro tempore, nell'omettere atti e azioni al fine di eliminare una situazione di sistematica violazione dei diritti, abbia delle responsabilità penali. Il fatto che il Parlamento non si sia nemmeno degnato di discutere la proposta di Roberto Giachetti, che era un minuscolo passo in avanti, è un qualcosa che ci lascia assolutamente sconvolti.